Alla fine dell'estate del 55 a.C., Cesare ha intenzione di inviare una missione esplorativa in Britannia, una terra che alle legioni romane e agli stessi romani appariva lontanissima e sperduta, avvolta da nebbie perenni e circondata dall'oceano. Significativa a tal proposito la testimonianza di Catullo, contemporaneo di Cesare, che nel Carme 11, composto probabilmente nel 54 a.C., definisce i britanni horribiles et ultimos, spaventosi e ai confini del mondo. Per Cesare la Britannia poteva rappresentare una minaccia per la solidità del dominio romano in Gallia, ma anche una grande opportunità per consolidare, con un'altra memorabile impresa militare, il proprio peso politico a Roma contro Pompeo. Nel video, liberamente ispirato al 20° capitolo del 4° libro del De Bello Gallico, immaginiamo che Cesare discuta con i suoi luogotenenti Labieno e Antonio sull'opportunità di inviare una missione esplorativa in Britannia. Labieno invita Cesare a riflettere sull'opportunità di partire per la Britannia. Si omnibus fere gallicis bellis, se in quasi tutte le guerre galliche Britanni ostibus nostris auxilia administraverunt, i Britanni hanno inviato administraverunt auxilia aiuti ai nostri nemici, ostibus nostris, tempus est, è ora ut in Britanniam contendamus, che partiamo per la Britannia, di partire per la Britannia. Certe Labiene, certamente Labieno, si autem tempus anni ad bellum gerendum deficiat, se tuttavia non bastasse si deficiat la buona stagione tempus anni. Siamo infatti alla fine dell'estate, ad bellum gerendum per condurre una guerra, nobis omnes legiones et naves removende sint. Dovremmo far ritirare tutte le legioni e le navi. Quod si insulam adeamus, insiste Labieno, se però andassimo sull'isola, se mettessimo piede sull'isola, magno usui nobis sit, sarebbe di grande utilità, magno usui per noi nobis. Nella conversazione si inserisce a questo punto Antonio. Si quid amplius de genere hominum de locis de portibus cognovissemus, se avessimo saputo, si cognovissemus, qualcosa di più, quid amplius degli abitanti de genere hominum, de locis dei luoghi, de portibus dei porti, facilius più facilmente bellum prius inferre potuissemus, avremmo potuto potuissemus condurre prima una guerra bellum prius inferre.